con un tiro di Elna Tamiozzo che fa, colpisce duramente la Dubuque che accusa il colpo. Pallina ancora in possesso delle azzurre con Pamela Lapolla che prova ad entrare dalla sinistra. Si accentra il tiro, la parata già difficile da parte per andare al tiro, prova a passare da Stuzzi a Tamiozzo, ci riesce ora, però bisogna forzare la conclusione e il gol di Pamela Lapolla. C'è l'errore questa volta di Lustro Secondi. Siamo di nuovo in avanti, attenzione il tentativo, anche se in realtà le occasioni sono state poche per l'Italia. Questa per esempio, Tamiozzo si ferma, cerca e trova la Lapolla che prova un alzeschia a forzare in questa fase, anche se non si rendono particolarmente pericolose. Ora c'è la veloci cambiamenti di fronte, attenzione Anna Orsato mette in mezzo per Goela Groa le esterne, mena la Lapolla, occasione Tamiozzo, la conclusione la Lapolla, la conclusione di là e forse anche la partita più importante del girone. Qua arriva il gol di Pamela Lapolla che esattamente come è accaduto nel corso del primo tempo, in palla in questo secondo tempo, Maniero in mezzo per Lapolla, buona l'occasione, la conclusione ed è il gol numero 3 delle azzurre ed è il gol numero 3 della capitana Pamela Lapolla. Siamo con una bella pallina recuperata da Sofia Bertinato, Tamiozzo alza e schiaccia, bravo l'estremo difensore francese, attenzione dalla parte opposta c'è un Bertinato in mezzo all'area, poi Tamiozzo si mette in proprio, fa tutto da solo, recupera, attenzione scivola la palla, contropiede, occasione con il tiro Marie Spen, tutto regolare secondo i direttori di gara, il tiro, il volto di Sofia Bertinato, nessun problema per lei che... Andiamo a vedere Elena Tamiozzo che contro il portiere francese non sbaglia e mette a segno il gol del 4-7. Attenzione al contropiede della Francia con la numero 6, giovane. Rossetto, il gol di Ludovica Rossetto, il gol del... Cercare di recuperare questa pallina, esce bene invece la... formazione francese e c'è il gol della Francia con il tiro di Célia Goé, la capitana della formazione francese, non riesce a portare via la pallina, fa partire un contropiede potenzialmente pericoloso al gol, attenzione ora una pallina persa velenosa con il gol numero 2 della Francia.